Chi ha provocato più morti nella storia dell'umanità? Ve ne parlo dopo la sigla. I protagonisti del video di oggi sono persone che hanno fatto in tempo di pace più morti di qualsiasi guerra e con l'unico obiettivo di diventare ricchi. Cioè, magari gli piaceva anche quello che facevano, però l'obiettivo era diventare ricchi. Il primo personaggio di cui parliamo oggi è Charles Kettering. E per farvi capire che tipo di persona fosse, quando è morto nel 1958 era secondo per numero di brevetti solo a Thomas Edison. Per parlare di lui, scegliamo uno dei principali problemi che ha risolto nella vita: far partire un'automobile. E non vi parlo di inserire le chiavi e girarla, ok, quello lo sanno fare tutti più o meno. Parliamo di quando le automobili erano accese a manovella, cioè tu parcheggiavi, dopodiché volevi andare via, scendevi dalla macchina, prendevi la manovella, la inserivi davanti all'auto, iniziavi a girare molto velocemente in modo che il motore si accendesse e quando il motore si accendeva la manovella andava per i fatti suoi. E quindi nel 1911 un amico del produttore della Cadillac si ferma per aiutare una donzella in difficoltà su un ponte. Le mette in moto la macchina, la manovella parte come succedeva spesso, però lo becca alla mascella, quindi gli spezza la mascella, poi la cancrena farà il resto e lui morirà. Ora, ci sono due versioni di questa storia. C'è la versione buonista che dice che il proprietario della Cadillac era distrutto dalla perdita del suo amico e decide di risolvere il problema. Oppure c'è la versione più cattivella che dice che siccome la macchina era una Cadillac, questa era una pessima pubblicità e quindi bisognava risolvere il problema. In ogni caso, la Cadillac decide di risolvere il problema. Ai tempi c'era un'altra cosa che andava a manovella, i registratori di cassa. Vi ricordate i vecchissimi film, che erano anche belli perché c'era uno che faceva così, girava e poi faceva ding. Un po' come le macchine da scrivere. Ecco, quando doveva risolvere il problema per la Cadillac, pensa a Kettering che ha risolto il problema per i registratori di cassa, inventando un motorino elettrico universale per i registratori di cassa. L'idea era semplice: voglio salire in macchina e premere un pulsante. Un pulsante, non c'era neanche la chiave, era un pulsante. Che tra l'altro si premeva col piede. Così la donzella in difficoltà poteva salire, appoggiare il tacco sul pulsante e accendere l'automobile. Che non era neanche così bella come pubblicità per la Cadillac, che ogni volta che una donna doveva accendere una macchina le serviva un uomo che le desse una mano. Insomma, i tempi stavano cambiando. Per cui, va da Kettering. Ai tempi Kettering lavorava alla Delco, o meglio, era la Delco, perché dopo aver risolto il problema dei registratori di cassa, crea la sua azienda. Perché se sei la persona più intelligente in un contesto e ti crei la tua azienda, diventi anche molto più ricco. Più o meno funziona così. In ogni caso, la Delco risolve il problema delle auto e viene acquistata dalla Cadillac, o meglio dalla United Motors che aveva la Cadillac e qualche altra cosa, e quindi Kettering diventa una sorta di dipendente della Cadillac, perché così è la vita. Con qualche milione di dollari che gli è venuto dalla vendita della Delco, ma quello è un dettaglio. Non lo fanno per i soldi. Quindi dal 1916 in poi la Delco si occupa dei problemi della United Motors. Ora, Kettering sì è super intelligente, ma come tutte le grandi aziende cerchi di prendere persone di talento. Perché? Perché a quel punto tu fai i soldi e vuoi qualcuno da sfruttare che sia altrettanto intelligente. E questa persona probabilmente l'ha trovata. Thomas Midley Jr. Per farvi capire il personaggio, il padre era quello che aveva inventato i pneumatici rimovibili per le automobili e il nonno era quello che aveva inventato la possibilità di cambiare i denti alle seghe circolari. Che non ho capito bene come facessero prima, cioè buttavi tutta la sega. Comunque, erano inventori e quindi era un ottimo cavallo su cui puntare. Kettering mette alla prova Thomas, gli dice: devi inventarmi un sistema per capire quanto è carica una batteria. E lo sanno tutti qual è il sistema: si appoggia la lingua, in base a quanto senti formicolio è più o meno carica. In ogni caso, sembrava un problema grosso, lo risolve in 2 giorni. E quindi dopo 2 giorni torna da Kettering e dice: ok, l'ho risolto, e adesso? E allora Kettering gli dà una delle cose più difficili che avevano, forse la più difficile: il problema dei pistoni che picchiano in testa.
Che cosa vuol dire? Ovviamente lo sanno tutti, non me lo sono cercato per questo video. Funziona così, il pistone va su e giù, ma per qualche motivo, a volte, lo scoppio che dovrebbe avvenire quando il pistone ha finito tutta la corsa, avviene un po' prima. O avviene due volte, cioè avviene un pre-scoppio e poi uno scoppio completo. E siccome i pistoni sono collegati insieme ad altre cose, tipo altri pistoni, se uno scoppia in un momento diverso dall'altro è un casino per il motore, perde potenza, fa tutto schifo, bisogna risolvere il problema. Ora, il problema non è per niente banale, e quindi la prima cosa è identificare il perché avviene, e costruiscono una roba strambissima per riuscire a fotografare le fasi di scoppio del pistone e capire che il problema è nel combustibile. Cioè, guarda un po', è una cosa che va su e giù, che scoppia, dove sarà il problema? In ogni caso, il problema è il combustibile e quindi bisogna cambiare la miscela. E Midgley inizia mettendo dello iodio nella benzina. E funziona. Ma scoppia la Prima Guerra Mondiale. Ora, quando scoppia una guerra, le priorità cambiano. Quindi la priorità diventa l'aviazione, perché per qualche motivo gli aerei tedeschi volano meglio. E probabilmente il motivo è molto simile a quello per cui le macchine non andavano così bene. Si diffonde la voce che i tedeschi stiano usando il cicloesano, che praticamente è un modo di aggiungere idrogeno al benzene. E quindi ci prova anche lui. Non gli va proprio bene, perché il problema delle cose che scoppiano è che a volte scoppiano quando non vorresti, e quindi gli parte un pezzo di metallo e gli arriva in un occhio e insomma, so cazzi. E quindi va da un medico e il medico dice: non ti possiamo togliere quei frammenti di metallo che è nell'occhio, perché è troppo vicino all'occhio, rischiamo di farti del male. E lui dice: non c'è problema, andrò e mi risolverò le cose da solo. Come si fa a prendere dei frammenti di metallo? Come facevano con l'oro, facevano passare l'acqua attraverso il mercurio, l'oro si incastrava nel mercurio, quindi se mi sciacqua la faccia con del mercurio liquido toglierò il metallo. E funziona. A parte che il mercurio è una di quelle cose che abbiamo vietato da praticamente tutto perché ammazza la gente, però toglie i pezzi di metallo dagli occhi. Una volta risolto il problema all'occhio, può tornare a cercare la giusta proporzione di cicloesene e benzene per gli aerei. E la trova, però la guerra è finita e quindi non frega più niente a nessuno. Tuttavia la Delco, ovviamente in tempo di guerra non ti occupi solo di una cosa, per cui inventano qualche altra cosa caruccia. Per esempio, uno dei problemi classici era l'aereo che doveva bombardare le città. Ora, siccome per bombardare ai tempi tu praticamente andavi dritto, arrivavi più o meno al punto e facevi cadere la bomba che andava lì. Però questo ti espone parecchio all'artiglieria nemica, per cui gli chiedono se non ci fosse un modo per fare sì che le bombe possano essere lanciate un po' prima. E loro ci riescono. Non solo ci riescono, ma riescono praticamente a fare delle bombe autopilotate e sono chiamate Catering Bug. Ora, una Catering Bug è praticamente l'antenato di un cruiser missile, cioè hanno inventato i missili radiocomandati, la principale arma di distruzione di massa nelle guerre moderne. Mentre sei là che risolvi il problema che le donne non devono chiedere aiuto agli uomini per accendere la macchina. Non male. Ma il bello deve ancora venire. La guerra è finita e si torna al problema delle combustibili per auto. Ma nel frattempo la United Motors viene acquistata dalla General Motors. Ora, non so se sapete come funzionano le acquisizioni delle grandi aziende, ma di solito quella di successo acquisisce quella che non è così di successo e la prima cosa che fa è tagliare i costi che gli sembrano inutili. E ora ci sono questi che sono da anni e anni lì che cercano di trovare un combustibile, per cui li chiamano e dicono: sapete che c'è? Avete 2 settimane. Se in 2 settimane non ci portate i risultati, chiudiamo per sempre il vostro laboratorio. Ora, ovviamente uno che ha già milioni di dollari poteva dire sì, ok, chi se ne frega, mi rimetto in proprio, ma invece no. Si buttano a lavorare e trovano un elemento migliore. L'elemento è l'anilina, che è uno dei primi cancerogeni scoperti. E funziona, non nel senso che iniziano a produrre la benzina, ma nel senso che salvano il laboratorio, perché qualche risultato l'hanno portato. E poi passano al tellurio, e il tellurio funziona super bene, ma ha un piccolo problema. Puzza d'aglio. E quando dico puzza d'aglio, non significa ha un leggero odore di aglio, significa che ha un terribile odore di aglio. Una di quelle cose che distrugge la vita. Cioè, Midgley torna a casa e la moglie gli chiede di dormire in cantina perché non può reggere l'odore di aglio. Vi leggo direttamente quello che ha detto lui su questo problema. Questo satanico odore d'aglio è così potente che nessun cambio di vestiti o bagno può ridurlo e mi rimane addosso per diversi giorni.
anche se non vado in laboratorio. Il tellurio potrebbe anche far raddoppiare i guadagni dell'industria, ma nessun essere umano sarà disposto a comprare un combustibile così puzzolente. Chiaramente, fosse stato per lui, avrebbe inventato qualcosa che toglieva gli olfatto agli esseri umani per venderlo, ma l'etica non glielo permetteva e quindi si riprende a cercare. Quello che deve essere chiaro è che non è che hanno provato quattro cose, hanno provato 33.000 composti. E siamo in un periodo in cui si faceva di tutto, cioè si usavano gli elementi radioattivi, si mettevano nel dentifricio per sbiancare i denti, si mettevano nei giochi. Vi ricordate l'amianto? Ecco, erano i tempi in cui c'era la neve artificiale per i bambini che in realtà era amianto. Per cui quando a un certo punto dicono perché non proviamo col piombo, dovete capire che rispetto all'uranio era un elemento piuttosto sicuro. Ora, quando dico piuttosto sicuro, è una balla. Nel senso, secondo molti, l'impero romano è caduto per l'utilizzo eccessivo di piombo. Perché il piombo fa male? Perché viene preso dal nostro corpo e viene utilizzato come verrebbe utilizzato il calcio. Cioè, se prendi il piombo, non prendi il calcio. E siccome il piombo non fa nessuna delle cose del calcio, inizi a stare male. E ora, se siete deboli, saltate. 30 secondi. Gli effetti collaterali sono praticamente tutti, cioè dalla perdita di peso ai dolori muscolari, ai tremori, alla perdita di memoria, problemi agli organi, qualsiasi cosa, anche la disfunzione erettile e anche la mancanza di appetito sessuale, che se c'è la disfunzione erettile probabilmente è l'ultimo dei tuoi problemi. Però c'è tutto, e c'è tutto se lo prendi in piccole dosi, perché se invece lo prendi in dosi alti, morte. Vi aspettavate un video di Imexo senza la parola morte? Non esiste, la gente muore. Non faccio video sui cagnolini, muore. Comunque, Midgley prova col piombo e il piombo funziona benissimo. E costa pochissimo per il produttore. E quindi sono ricchi. E iniziano a produrre immediatamente la nuova benzina al piombo. Viene messa in commercio nel 1923 con il nome di Ethyl Gas. Ma già nel 1924 inizia qualche problema, e cioè quattro operai della fabbrica che la produce muoiono. Ora, Kettering dice immediatamente che il problema non è la benzina, ma sono gli operai che non hanno capito quanto è pericoloso il piombo e quindi giocano spruzzandosi il piombo. Cioè, vi immaginate? Tutto è possibile. Però vabbè, e poi interviene direttamente Midgley, che va a una conferenza e per far vedere quanto il piombo non faccia male, se lo passa tra le mani e poi si prende la benzina e se la annusa per bene e vedete non fa niente. È tutta una balla. Il piombo non fa niente, guardate, è sanissimo, ma lo posso anche respirare. Ci mancava che se lo bevesse, però c'eravamo quasi, eh? Midgley in realtà omette un piccolo dettaglio, e cioè che sta tornando da una lunga disintossicazione per intossicazione da piombo, perché quando sperimentavano nel laboratorio di piombo se ne era preso parecchio, e diciamo che non era proprio un dettaglio insignificante. Comunque, la vendita viene sospesa in via precauzionale. Bah, che per una volta gli americani non scelgono il denaro. Nel 1925 si fa un'altra conferenza per decidere se bisogna o no vendere la benzina al piombo. Ora, da una parte ci sono i politici e gli scienziati che dicono che il piombo fa male, lo sanno tutti, signora mia, fa male dai tempi dei romani, svegliamoci. E dall'altra parte Robert Keogh, che rappresenta la Ethyl Corporation ed è appena stato nominato Chief Medical Advisor, cioè sei la carica più alta da un punto di vista medico in un'azienda non medica, ma dettagli. Perché dovete immaginarvelo come il medico cattivo dei telefilm. Cioè, questo è tipo Evil Corp, deve andare lì e dire che il piombo fa benissimo. Avete presente tutti gli studi sul tabacco, che il tabacco fa bene? Ecco, quel tipo di medico lì. Infatti sarà anche lui che sul tabacco darà la prima linea di difesa. Il super cattivo. La Ethyl Corporation ottiene esattamente quello in cui sperava. Cioè dicono, vendere la benzina al piombo non è illegale, quindi la potete vendere, però dovete fare degli studi per capirne l'impatto. Cioè, questa idiozia di dare gli studi alle aziende che producono una cosa è orrenda, però la continuiamo a fare. Anche con le mascherine. Lasciavamo che l'azienda certificasse le proprie mascherine. È ridicola questa cosa. In ogni caso, lui se ne occupa? No, ovviamente no. Dice, sì, ho risolto il problema, bisogna tenere le finestre aperte in azienda e mettersi questa tuta. Problema risolto. Ora, per darvi un'idea della quantità di benzina che verrà bruciata in America, di benzina al piombo, avete presente le cascate del Niagara? Sono gigantesche. Ecco, 10 anni di cascate del Niagara in volume. E stiamo parlando solo degli Stati Uniti, perché tipo l'Algeria l'ha tolta nel 2021 la benzina al piombo.
Quindi allora la domanda che ci sorge spontanea è: quali sono i danni dalla benzina al piombo? O meglio, la prima domanda che mi viene è: quanto mi ha fatto male quell'odore buonissimo che aveva la benzina quando ero piccolo? Comunque, se sono qua a registrare questo video, non troppo, ma magari un po' sì. In ogni caso, alla Terra non fa così tanto, perché la Terra regge tutto. A noi come esseri umani che ci vogliamo vivere, non fa proprio bene. Il problema di tutte le cose che vanno nell'aria è che si spargono ovunque nel globo, per cui si pensava che una certa percentuale di piombo nelle cose fosse normale, finché qualcuno non stava cercando di datare l'età della Terra, qualcuno che non crede che abbia 8000 anni, e vabbè, ve la faccio corta, comunque immaginatevi quelle classiche cose dove vanno nell'Artico, scavano, trovano il pezzo perché là c'è il permafrost, bla 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 bla, e scoprono che praticamente di piombo non ce n'era. Abbiamo introdotto noi. Quanto ci è costato il piombo nell'atmosfera? Ecco, secondo le stime più recenti, in 50 anni ha causato circa 200 milioni di morti e la perdita di circa 864 milioni di punti di quoziente intellettivo, cioè 3 a persona. Che non sono tantissimi, però se li sommi a tutte le altre cose che sono successe negli ultimi 50 anni. Oltre a renderci un po' più stupidi, ci ha anche reso più violenti. Infatti, se guardiamo le curve di quanto era diffusa la benzina al piombo e di quando la benzina al piombo è stata ritirata, sembrano andare nella stessa maniera delle curve della violenza nel mondo, del quoziente intellettivo del mondo, e probabilmente inversamente proporzionali alla ricchezza di Midgley. Perché i soldi sono la chiave di tutto. Cioè, lui si è straarricchito, non gliene frega niente. E adesso, saputo questo, ci basta per dire che Midgley è stato il peggior inventore di sempre? Certo che sì, ma c'è di più, perché non è che sei il super cattivo e ti fermi a un'invenzione. Il prossimo problema che Midgley cerca di risolvere è quello dei frigoriferi. I frigoriferi ai tempi erano super costosi, super rari, e il problema principale è il liquido di raffreddamento. Ora, prima o poi farò un video solo sui frigoriferi, comunque l'idea è: c'è un motore che mette in compressione un gas che torna liquido, che si raffredda, bla bla bla, e ai tempi quel gas conteneva ammoniaca e altre cose. Cioè, quelle cose che se tu hai un frigorifero a casa e per caso si rompe il tubo, tu probabilmente muori malamente. E quindi gli chiedono di trovare un gas migliore e un gas che abbia le seguenti caratteristiche. Deve essere economico, deve avere il punto di ebollizione giusto, deve avere un odore che lo rende riconoscibile ma che non sia orrendo, perché, boh, probabilmente è segnato dall'aglio, questo diventa un requisito. Non deve essere solubile negli oli. E non deve essere né velenoso né infiammabile, perché non vuoi frigoriferi che ti scoppiano, è cattiva pubblicità. E quindi lui ci si mette e lo trova. Midgley risolve il problema in una settimana e trova il clorofluorocarburo, quello che chiamiamo CFC, quello che è il principale problema per l'ozono. Anche perché una volta che l'hai trovato e funziona, viene usato ovunque, in qualsiasi spray. Insomma, se siete della mia generazione, ve lo ricordate molto bene il problema del CFC. Il problema che quando dovevate buttare un frigorifero, dovevate chiamare qualcuno perché il gas era pericoloso. Insomma, il buco nell'ozono è stato forse la più grande cosa ambientale che sia successa ai miei tempi. E se vivi in Australia, questo l'ho scoperto quando sono stato lì, è pure peggio, perché il buco è sopra di loro e quindi per anni e anni, ora sta un po' migliorando, non potevi uscire senza una crema solare o ti ustinavi all'istante. Insomma, un altro grosso problema causato da Midgley. Ora, potremmo dire che però, vabbè, il buco nell'ozono, Midgley non ne sapeva niente, cioè non è comparabile al problema del piombo che sapeva benissimo. Ma come presenta il Freon al grande pubblico, cioè al pubblico degli scienziati? Per dire che ha trovato una cosa che non fa assolutamente male e che non è infiammabile e tutto il resto, prende una candelina, dà una bella boccata di Freon e spegne la candela col Freon. Quello che non dice è che quando il Freon brucia diventa gas nervino, per cui non, secondo me anche qui un po' di colpa ce l'ha. Ora è vero, non brucia, però diciamo che se c'è un incendio e ti prende il frigo probabilmente muori sbavando per terra, ma tanto c'è un incendio, non è un problema tuo. Allora, siamo seri, se c'è un incendio e scoppia il frigo, c'è il fumo e l'incendio, nessuno si accorgerà mai che è stato quello del Freon, però non era proprio bello non dirlo. Facciamo così, questa ve la lascio giudicare a voi. Sul piombo era una merda assoluta, su questo un pochino.
Se la benzina le aveva dato gloria, il CFC gli dà la super gloria. Vince qualsiasi premio scientifico praticamente tranne il Nobel. Che interessante, chissà perché non il Nobel. E comunque, se credete nella giustizia divina, a 50 anni si paralizza dalla vita in giù. Poliomielite. E poliomielite a 50 anni è una roba rarissima. Come ha detto lui, è come pescare una carta specifica da un mazzo dopo averla detta, solo che il mazzo è alto quanto l'Empire State Building. Comunque, non era uno che si lasciava andare. Per cui, ok, non posso camminare, ma mi inventerò un sistema di carrucole che mi permetterà di andare dal letto alla sedia a rotelle in completa autonomia. E infatti lo trovano così, strangolato su una corda del sistema di carrucole. La volevate una fine tragica? Dai, bellissima una fine tragica. Però una nota felice. Muore senza sapere che è lui la causa del buco nell'ozono. Cosa di cui probabilmente non gli sarebbe fregato nulla. Tra l'altro si era costruito una casa gigantesca, tipo le mansion americane, fatta riprendendo quella di un presidente schiavista americano. Smettiamo di parlare di Hitler, parliamo di Mitley la prossima volta che vogliamo parlare del male assoluto. O come ha detto la Santa anche, parliamo di Satana. 12 persone ha ucciso, 12. Buono o cattivo che sia, possiamo dire con certezza che Thomas Mitley ha avuto il peggior impatto ambientale della storia dell'umanità. Spero anche di quella futura, perché per superare lui devi tipo iniziare a tirare bombe atomiche. Per cui speriamo che sia il più grande della storia dell'umanità per sempre. E con questo è tutto. Kettering, mi sono dimenticato di Kettering. Kettering muore bene. Kettering muore da grande scienziato. Cioè, quasi mi dispiace mettere in un video di Imexol che qualcuno è morto bene. Però no, Kettering muore bene. E con questa nota triste, se volete, è il momento di iscrivervi al canale, mettere un mi piace, commentare e fare tutte le cose che mi aiutano a crescere. A presto. Ora, una Kettering bug è praticamente... L'elemento è l'anilina. L'elemento è la... 10 anni di cascate nel Niagara...